Facciamo un riepilogo complessivo. Innanzitutto distinguiamo il caso in cui tra i poli A e B non c'è la resistenza e quindi il circuito è aperto, rispetto al caso in cui successivamente verrà posta una resistenza e quindi potrà passare la corrente elettrica. Per adesso la corrente elettrica non può passare perché il circuito è aperto. Poi vediamo che cosa succede quando l'asta si muove verso sinistra oppure verso destra. Quando si muove a destra, sui singoli portatori di carica, convenzionalmente positivi, agisce la forza di Lorentz, inclinata in questa direzione, che può essere scomposta in due componenti. Avevamo visto infatti che la componente parallela all'asta, forza di Lorentz parallela, mette in movimento questi portatori e dà loro una velocità di deriva verso il basso, mentre la componente perpendicolare all'asta, forza di Lorentz perpendicolare, ostacola il moto della barretta, essendo rivolta in verso opposto alla velocità della barretta. Nel complesso la forza di Lorentz non fa lavoro, non fa mai lavoro, perché è perpendicolare alla velocità complessiva, ma le sue componenti, la forza di Lorentz parallela, fa un lavoro motore sulle cariche elettriche, mentre invece la forza di Lorentz perpendicolare fa un lavoro resistente su questi portatori di carica. Avevamo anche visto che la forza di Lorentz parallela veniva interpretata come una forza elettrica. Una forza elettrica che mette in movimento queste cariche, e dal confronto fra la forza di Lorentz parallela QVB e la forza elettrica QE, nella barretta è nato un campo elettrico, in questo caso rivolto verso il basso, di modulo V per B. Ricordando inoltre che il circuito lo abbiamo orientato convenzionalmente in senso antiorario, e quindi un campo elettrico che va verso il basso ha segno negativo. Ecco il motivo per cui il campo elettrico bisogna aggiungere il segno meno VB. Dunque, con una velocità positiva verso destra, il campo elettrico va verso il basso ed è negativo. Nel caso in cui l'asta si muova verso sinistra, i portatori di carica Q che si trovano nell'asta sentono il campo B, esattamente come accadeva prima, si muovono all'interno di questo campo B, ma stavolta le forze di Lorentz sono tutte quante rovesciate. Quindi la componente parallela della forza di Lorentz va verso l'alto e noi la interpretiamo come una forza elettrica e quindi nasce un campo elettrico rivolto in alto. Stavolta il campo elettrico ha segno positivo, infatti meno VB è di segno positivo perché V va verso sinistra ed è negativa. La componente perpendicolare della forza di Lorentz stavolta invece nasce verso destra, sempre per contrastare la velocità della barretta. La nascita di questo campo elettrico verso il basso o verso l'alto, oltre che ricavarla per via microscopica attraverso la forza di Lorentz con le due componenti che agiscono sui singoli portatori di carica nel campo B, questi campi elettrici si possono anche ricavare dalla legge di Faraday Neumann-Henry-Lenz, cioè la seconda equazione di Maxwell, che dice che se c'è un flusso magnetico variabile, soprattutto se è variabile in modo molto veloce, allora il circuito reagisce con una forza elettromotrice indotta, la quale è proprio la circuitazione del campo elettrico. Cominciamo dal primo caso in cui l'asta si muove verso sinistra, il flusso del campo magnetico è positivo perché la faccia positiva del circuito è quella che guarda verso di noi e il campo B è rivolto in modo da uscire dalla faccia positiva. Questo flusso magnetico sta diminuendo perché diminuisce l'area del circuito, diminuiscono quindi il numero delle linee che attraversano questo circuito. Allora il circuito cerca di reagire generando le sue linee di campo B, quindi B indotto, ad uscire verso di noi. Quindi il circuito cerca di fare girare la corrente in senso antiorario. Questa corrente in realtà non può scorrere perché il circuito è aperto, però il circuito ci prova a far scorrere la corrente in senso antiorario e quindi genera questo campo elettrico che è rivolto verso l'alto. Questo campo elettrico ha quindi una circuitazione che è positiva perché è rivolta in senso antiorario. Ecco quindi che abbiamo capito che il campo elettrico nasce rivolto verso l'alto nella barretta quando la barretta va a sinistra, viceversa quando la barretta va a destra aumenta il numero delle linee del campo B che attraversano il circuito, quindi aumenta il flusso magnetico e quindi il circuito cerca di contrastare questo aumento di flusso.
cercando di produrre le sue linee di campo B indotto che entrano dentro il circuito. Per farlo cerca di far passare la corrente in senso orario. La corrente in realtà non scorre perché il circuito è aperto, però per far passare la corrente in senso orario il circuito genera un campo elettrico rivolto verso il basso qua, quindi una forza elettromotrice negativa, perché questo campo elettrico praticamente circola in senso orario, mentre invece il circuito era stato orientato in senso antiorario, quindi questo campo elettrico c'ha segno negativo. E dunque abbiamo capito che se la barretta va a destra il campo elettrico va in basso. Del resto avevamo già dimostrato in un video precedente che la forza elettromotrice alla fine dei calcoli vale meno BLV e quindi ha sempre segno opposto alla velocità. Cioè vuol dire che questa circuitazione, che è la forza elettromotrice, ha segno opposto alla velocità. Se la velocità è positiva, questa circuitazione è negativa. Vuol dire che il campo elettrico complessivamente gira in senso orario e infatti va verso il basso. Questa è la dimostrazione di cui parlavo prima, che la FEM vale meno BLV e anche il meno rapidità di variazione del flusso magnetico vale meno BLV.